della nuovissima pubblicazione di Gianfranco Barocci, a Novici Rone Cavalli. Questa serata Gianfranco Pannucci lo conoscerete probabilmente tutti tra le persone qui riunite. È un autore udinese, nasce nel 1943 a Udine, ma si trasferisce a Novi molto presto, in piena realtà nel 58, quindi lo dobbiamo considerare tutti gli aspetti un novese d'opera, un novese d'adozione. Poi comunque è un novese, vive la sua giovinezza qui a Novi Ligure e la sua vita. Lavora come revisore di procedure contabili, ma questa sera qui come autore. E ci presento. Prima di entrare nel merito dell'opera, volevo presentare gli interventi degli ospiti. Questa sera abbiamo degli ospiti illustri che ci onorano. Innanzitutto il signor sindaco, di Novi Ligure, che ci regala la sua presenza. Poi abbiamo la marchesa Massimiliana Spinola e il consorte Henry Finzi Constantine, giusto il nome che non mi era semplice da memorizzare, del castello di Sant'Angelo. Eravamo in attesa anche dell'onorevole senatrice Emanuela Repetti, che ha curato la prefazione all'opera, ma al momento non è ancora arrivata. Speriamo che ci raggiunga in un secondo momento. Abbiamo la nostra lettrice, Cinzia Pelizza, che ci leggerà per noi alcuni brani tratti dall'opera di Gianfranco, ci allieterà con la sua meravigliosa voce. Chi dimentica? Grazie a tutti, chiaramente non dimentico nessuno. Conosciuti e non. Bene, ma prima di lasciare la parola al sindaco e agli altri ospiti e interagire con l'autore, vorrei dire due parole brevissime mie di presentazione di questo bellissimo libro. L'ho letto con molto piacere, con grande piacere, perché è un libro che ritengo assolutamente avvincente. Intanto la racconteria. L'autore riporta sulla copertina del libro questo termine, un termine, se vogliamo, bizzarro, simpatico, inventato da lui. La racconteria sta per racconti, l'autore ci vuole dire che si tratta di una serie di racconti. E sono racconti di vita, sono racconti, frammenti di vita, di storie e di passioni, che ruotano intorno alla figura di un protagonista, Alfreda. Sono pagine imprese di vicende, di fatti, di luoghi, di personaggi, sono moltissimi personaggi, e soprattutto la storia di vita di quest'uomo, che è intrisa di situazioni. Alcune vicende sono assolutamente inventate, sono racconti romanzabili, frutto dell'immaginazione fervida del nostro autore. Alcuni eventi invece sono ispirati a racconti di vita del padre dell'autore. Ad ogni modo, in tutte le pagine traspaiono momenti di vita del protagonista e di luoghi e di situazioni. In particolare emerge prepotentemente in tutti i racconti la passione, la grande passione del protagonista verso gli animali, in particolare verso i cavalli. I cavalli da trotto, i cavalli che lui ama moltissimo. Nelle pagine si delineano viaggi meravigliosi compiuti dal protagonista nelle scuderie di mezza Italia, viaggi da Milano, Roma, Trieste e poi Novi Ligure in ultimo. Nelle scuderie il protagonista Almeida è attratto dal mondo dei cavalli e dal mondo delle corse, e soprattutto insegue un sogno, il sogno di diventare un abile artiere. Veramente c'è scritto sul libro proprio artiere esperto, no? Questo termine, ittico esperto, quindi il suo sogno che porterà avanti per tutto il corso della sua vita. Dicevo, è il tempo di un'Italia, le storie sono, diciamo così, grosso modo ambientate dagli anni 20 fino agli anni 60, quindi riguardano l'infanzia, l'età adulta e del protagonista di Almeida.
in un'Italia sconvolta dalla situazione storico-politica, in quanto ci troviamo davanti alla seconda guerra mondiale, di fronte agli eventi della seconda guerra mondiale, gli eventi legati all'8 settembre, la resistenza, la liberazione di Trieste e poi ancora successivamente dettagli sulla guerra fredda. Un contesto che rimane sempre un contesto storico che resta in secondo piano, ma condiziona inesorabilmente le vicende. Quindi tutte le vicende, e l'autore è molto attento, secondo me, al condizionamento delle vicende storiche all'interno delle vicende minute dei personaggi. Quindi c'è molta attenzione al tempo che passa e alle condizioni di intera di povertà che caratterizzano i personaggi, i numerosi personaggi e non che il protagonista. Lo stile, due cose sullo stile, poi non vi chiedo più, lasciamo poi la parola agli ospiti. Lo stile è semplice, molto lineare, qualcuno l'ha definito un po' naif. Io direi che comunque è uno stile che chiaro, l'autore mette molta passione nello scrivere e soprattutto le descrizioni mi sono piaciute, le descrizioni di luoghi, di personaggi. E poi dettaglia molti particolari, ad esempio i luoghi, sono molti luoghi, sono dettagliatissimi, addirittura le pietanze, l'autore piace molto, ho notato, dettagliare le pietanze che del protagonista, no? Che assaggia in varie località, quindi lo trovo molto dettagliato in alcuni aspetti. La struttura narrativa è a flashback, sono più flashback che rievocano, proprio perché si tratta di una rievocazione di fatti, di eventi, di ricordi. Questo viaggio nei corpi. Vorrei dire un'altra cosa importante. Questo libro, il ricavato di questo libro, della vendita di questo libro, verrà devoluto all'associazione no profit Progetto Islander. Questo è un aspetto molto importante che onora molto l'autore, perché vuole devolvere il ricavato all'associazione no profit Progetto Islander, nata nel 2012, con l'intento di promuovere una serie di iniziative volte alla difesa del cavallo e alla sensibilizzazione verso la triste realtà dei maltrattamenti. Quindi l'autore, insomma, vuole devolvere il ricavato a questa associazione perché crede davvero, no, che ci sia bisogno di aiutare e promuovere queste iniziative, perché l'amore per i cavalli, l'amore per gli animali caratterizzano anche il nostro autore. Ora io direi che ho già detto troppo, termino qui, lascio la parola a Silvia. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare l'autore, Gianfranco Bonucci. Quando mi ha parlato della presentazione del suo libro, voluto presentarmi il suo libro in comune, mi ha fatto molto, molto piacere e l'ho letto con piacere. Ecco, con piacere, e vorrei partire un po' dalla fine dell'intervento di Francesco. Cioè, intanto vorrei ringraziarlo e fargli complimenti per le finalità. Questo libro è destinato, ricavato, è destinato appunto ad una associazione che si occupa di cavalli maltrattati. E credo che questa sia una finalità, un obiettivo importante. E quindi l'invito a comprare il libro perché ha una finalità condivisa e credo che le persone che sono qui condividano appunto questo obiettivo e spero che siano in tanti in questo periodo a comprare il libro per quello, ma anche perché è un piacere leggerlo. È un piacere leggerlo anche perché è vero, ci fa ritornare un po' indietro nel passato, nella memoria e, come dire, percorre in modo parallelo la storia di alcuni personaggi di una famiglia ai, diciamo, il percorso storico del nostro paese. E anche con un po', credo, di nostalgia e di rimpianto nei confronti di, non tanto credo del passato, ma di alcuni valori che nel nostro passato erano ben radicati e che forse con il tempo questi valori si sono un po' sbiaditi e credo invece che, e la cosa mi piace molto, credo che ripercorrere alcune situazioni sia importante, perché è importante non soltanto fare memoria ma anche fare storia,
perché questo ci può aiutare a recuperare alcuni valori, a esaltare alcuni valori che sono appunto in qualche modo un po' perduti, un po' si sono, come dire, appunto spiaditi, anacquati, insomma, si stanno un po' perdendo. Allora io credo che il libro ci richiama anche un po' a questo, che forse nel passato si viveva con poco, però diciamo si viveva meglio da questo punto di vista. E mi ha colpito molto, anche perché insomma coinvolge la nostra città, mi è piaciuto molto quando Gianfranco parla un po' dell'arrivo a Novi e di quello che ha voluto significare nella storia, appunto, dei personaggi, l'arrivo nella nostra città. E la descrizione un po' della nostra città di quel periodo, ecco, ci fa dire, beh, cerchiamo di recuperare anche alcune situazioni. Ora finisco con questo. La nostra città ha sicuramente tanti problemi che vivono anche altre città. Però io penso che i segnali, soprattutto che arrivano, io credo molto in questo, che arrivano dalle nuove generazioni, dei ragazzi, perché molte volte noi descriviamo i nostri giovani anche un po' in modo superficiale, però io sono convinto e lo posso affermare convintamente, anche perché ci sono tanti esempi che vanno in questa direzione, si può costruire, pensare al nostro futuro con qualche elemento di fiducia in più, proprio perché ci sono dei ragazzi che ci fanno ben sperare da questo punto di vista. Quindi grazie a Gianfranco Palmucci per questo regalo che ci ha fatto, soprattutto perché esce a pochi giorni dal Natale, ed è un modo, come dire, caldo per prepararci al Natale, e leggere il suo libro sicuramente ci rincuora. E davvero complimenti, perché per le cose che ho ricavato da questo libro, sono convinto che chi leggerà questo libro ne potrà trarre qualcosa di positivo. Quindi davvero grazie, mi scuso con lui, con tutti voi, se tra poco dovrò andare via, ma c'è un'iniziativa alla Croce Rossa e avevo già preso anche questo impegno con loro, quindi, però mi faceva particolarmente piacere esserci e ringraziare pubblicamente Gianfranco di questa sua fatica, ma credo che non sia stata una fatica, ma sia stato un piacere mettere su carta quello che provava. Grazie. Grazie. Silvia Pellizza, con una bellissima voce altisonante, ce la leggerà. Grazie. La voce narrante è quella di Almeida, protagonista del racconto. Di prima mattina lasciai l'ufficio provinciale posto accanto al palazzo della borsa. In mano tenevo stretto il primo libretto di lavoro, datato 5 aprile 1944. 18 anni da compiere il prossimo 4 settembre, quando mi separai dalla famiglia, gli angelucci scollati a San Giorgio di Nogaro, per seguire il sogno della vita, occuparmi di cavalli da corsa, nella fattispecie da troppo. Desiderio coltivato fin dall'età di 7 anni, allorquando mi allontanai da Cingoli, paese natale nella collina marchigiana, per traslocare nella lontana Costume. Pioveva di rotto, entrai da Beppe, accogliente il caffè storico triestino, dove si erano radunate persone vogliose di gustare invitanti crate, strampanti di crema pasticcera, e non fui da me. Accompagnai lo sfizioso dolce con cappuccino caldo, ricoperto da un velo di cacao a forma di stella. Lessi i titoli della prima pagina del Piccolo, legati agli incresciosi patti di sangue per i primi bombardamenti degli alleati anglo-americani sulla città, seduto al tavolino rimasto lì. Anzi, condivisi il tavolino con Rita,
signora non più giovane dall'aspetto equivoco. Il nome la presi dal saluto rivolto da Toni, cameriere brizzolato dall'accento foresto, o perlomeno non triestino. Tra nuvole di fumo scambiai pochi convenevoli, intento a scrutare il libretto zeppo di timbri e parole scritte a caratteri minuscoli, e su tutti primeggiava la dicitura artiere ittico. Benissimo, anche in questo brano si delinea proprio come l'amore per i cavalli sia davvero il tema fondamentale che caratterizza tutta la vita. Allora vorrei chiedere all'autore, quando nasce proprio la predilezione del protagonista per i cavalli? Quando nasce e soprattutto come si sviluppa nel corso degli anni e poi se si mantiene e se il suo sentimento, la sua passione rimane immutata? Innanzitutto direi che la passione per i cavalli, anche oltre che del protagonista di cui parlerò a breve, diciamo c'è anche in me, anche perché ho vissuto per più di 20 anni in un allevamento di cavalli da corsa, quindi a Merella, come alcuni direi di voi sanno, eccetera. E quindi quello stare a contatto, diciamo, quotidianamente con i cavalli ti porta ad amarli, ad affezionarsi, eccetera, no? Infatti uno diceva le cose più semplici, anche non so, fare una carezza a un cavallo. Passati quegli anni, poi la vita mi ha portato in altri luoghi, in altre cose, in attività, eccetera, eccetera. Passati tanti anni, quando circa 2 mesi fa con mia figlia siamo andati a Villanterio, la sede del progetto Islander, dove sono, diciamo, ospitati in una tenuta questi cavalli, lì ho avuto modo con la presidentessa di questa associazione conoscere gran parte di questi cavalli, e lì li ho accarezzati, no? Ho fatto delle foto che ho riportato, una quindicina, nell'ambito del libro. Questo è stato un piacere, diciamo, accarezzarli. E a quanto dicono gli esperti, anche il cavallo prova questa sensazione di piacere di sentirsi accarezzato, perché dicono almeno, no, che ricorda quando da piccolo, al momento della nascita, che la madre magari l'aiuta anche con il leccare, il liquido della placenta, eccetera, eccetera. Quindi sono sensazioni che anche il cavallo prova, almeno a quanto dicono esperti, e anche chi lo fa, insomma, tutto sommato, il gesto della carezzare è una cosa piacevole. Tornando alla domanda che mi ha posto, La domanda che mi ha posto la moderatrice, la professoressa e giornalista Marta Calcagno, posso aggiungere questo: il protagonista è Almeida. Almeida, diciamo, che fa riferimento, preso spunto dalla vita di mio padre. Con ciò le vicende sono romanzate, non possiamo dire che questa è un'autobiografia, eccetera, eccetera. Però tanti riferimenti, eccetera, ci sono. Agganciandomi anche ai valori che il sindaco Mugliere prima, valori del passato, cose, cioè rispetto sia degli animali che della famiglia, certo. Tutte cose, sì. Che lui, diciamo, il protagonista, come poi lo chiameremo al meglio, il protagonista, ha assorbito, no? come si dice, con una spugna, già da piccolo, dall'infanzia, quando è nato a Cingoli, nelle colline marchigiane, che è il paesino più alto, a 630 metri, questo esiste, un paesino che è soprannominato il balcone delle Marche, no? E già lì il suo padre, il padre del protagonista, lavorava, cioè lui era universitario, studiava agraria, poi sposandosi ha dovuto abbandonare, allora parliamo degli anni 20, abbandonare gli studi, eccetera, eccetera, però lavorava presso un'azienda di Mugnai, che erano i suoi suoceri, e lì avevano a disposizione cavalli, eccetera, eccetera. Poi lo portava il figlio, il protagonista,
alla domenica, alcune domeniche, primavera, estate, a vedere queste corse di trotto, cavalli da trotto, e da lì ha cominciato la passione della scuderia, eccetera, che poi ha ritrovato in seguito a Postumia. Postumia è quando si sono trasferiti nell'attuale Slovenia, però parlando degli anni 33-35 faceva parte della provincia di Trieste, e allora Trieste era Regno d'Italia, perché la Repubblica è cominciata nel 40-46, eccetera, eccetera, no? E anche lì ha avuto modo, era un allevamento di cavalli da corsa, perché il padre si è trasferito lì, il padre del protagonista, con tutta la famiglia, eccetera, e anche lì le stalle ha cominciato, finché ha voluto, ha imparato man mano, ha fatto ricerche, anche allora non c'è come adesso i social, c'erano come descrivo alcune enciclopedie, alcuni testi semplici, eccetera, però già da piccolo ha cominciato a fare queste ricerche, a appassionarsi, oltre che diciamo che a seguirli fisicamente, no? E poi andavano alle corse, le portavano nei vari ippodromi, in modo delle corse. Finché poi, diciamo, ha iniziato, come ha detto Silvia, nel 44, non ancora diciottenne, nella primavera del 44, ha lasciato la famiglia, è andato a Trieste, ha cominciato a lavorare come artiere, e poi ha proseguito a Roma, a Napoli, è ritornato a Trieste, quando poi si è sposato, e poi il viaggio nel fine 58 che l'ha trasferito qua a Novi Ligure, magari poi ne parliamo casomai anche in seguito. Comunque è una passione che si è portata dall'infanzia fino all'età adulta. Ecco, siccome dicevi, mi permetto di fare una piccola aggiunta. In effetti la passione per i cavalli, da corsa è anche in linea con un'altra passione, quella per la sua famiglia. La famiglia, la cura, la dedizione, la solidarietà, l'altruismo che trova nei confronti della moglie, dei figli, della famiglia d'origine. Direi che il libro, se posso dare la mia personale interpretazione, si snoda proprio attraverso questi due nuclei tematici, no? L'amore per i cavalli, la passione, la dedizione, anche la passione per la famiglia, che il protagonista mostra costantemente nelle pagine. Benissimo. Ora mi sembra di aver visto entrare, se non sbaglio, siccome non ci conosciamo personalmente, molto lieta, siamo molto onorati di averla con noi come ospiti, illustre ospite, l'onorevole senatrice Manuela Repetti, che ha curato la prefazione del libro. Quindi le lasceremo la parola, se vuole dire due cose da come raccontava le cose, risentivo la passione che come ha detto ben lei, tratela dal libro. Ma io ho avuto modo intanto di come è nata la nostra amicizia, naturalmente, per la passione comune per gli animali. E in via virtuale ci siamo conosciuti inizialmente, oggi i social dominano la nostra, ma io devo dire la mia pochissimo, perché è da pochissimo che sono approdata, infatti cerco sempre di dosarlo, perché poi insomma bisogna sempre cercare di mantenere e non commissionare, però è stato, vedo che è stata anche un'occasione, no? Di conoscenze nuove, interessanti, e così ci siamo conosciuti proprio per la passione comune per gli animali. E abbiamo avuto modo così di scambiarci opinioni, anche interessi per alcune battaglie, e questo mi ha fatto molto piacere. E poi mi ha così anche sorpreso quando mi ha detto: ma io sto scrivendo un libro certamente dove gli animali hanno un ruolo importante, però è un libro che riguarda anche insomma la storia della mia famiglia, e mi farebbe piacere avere la sua confessione, che è stato dire un onore davvero, è stata una cosa molto che ho apprezzato molto e mi ha fatto molto piacere. E poi quando ho letto, devo dire che non ho ancora letto, sono onesta, accuratamente, un po' sfogliato, naturalmente quando ho fatto la sinossi, la prefazione, sì, infatti ho detto me lo leggerò con tranquillità bene durante le vacanze. Avevo letto naturalmente la sinossi, quindi mi ha aiutato per poter portare la prefazione,
e poi ho avuto modo di avere alle 12 terre, ci siamo incontrati e abbiamo parlato di persone di questo libro. E devo dire che mi ha ancor più così colpito, perché intanto è una storia, come ognuno di noi vorrebbe probabilmente raccontare le proprie storie, delle nostre famiglie, e mi ha ancora più incuriosito perché è una storia intanto di anche di migrazione, di viaggi, casualmente Gianfranco non abbiamo avuto modo di dircelo direttamente, ma mi ha ancora più colpito, vede poi l'affinità con vengono fuori, perché c'è stato appunto questo spostamento dalla fuori dall'Italia, attraverso poi Trieste fino a giungere qua, e la stessa cosa riguarda la mia famiglia da parte di mia mamma, che arriva dall'Istria, e quindi questo cammino, poi anche una famiglia, mia nonna era, è nata in Istria, sola insieme alla mamma perché non aveva un papà, quindi anche una storia difficile, anche successivamente devo dire all'esodo, però sempre che mi facevo molto difficile. È giunta a Trieste negli anni, infatti anche lì, più o meno durante il 35-36, proprio come la storia vostra, e poi c'è stata questa. Quello che è stato con mio nonno, mamma, non volevo naturalmente parlare, commissionare le due storie, ma però è stato sì, una, e quindi ho capito anche l'intensità, la posizione con cui ha scritto questo libro, dove certamente domina questo aspetto dell'amore per gli animali, ma anche questa forte sentimento di appartenenza, no? Una storia della propria famiglia, anche difficile appunto di immigrazione, e quindi mi ha colpito molto e l'ho trovato anche molto, che, insomma, si legge veramente bene. Ora io non so, ecco, se chi qui è ascoltarci, ecco, ha avuto modo, è un libro, io ripeto, non l'ho ancora letto bene tutto, ma ho avuto modo di sfogliarlo, sì. Alcuni infatti mi ci ero calata, e davvero si legge molto bene, è appassionante, e tanto è vero che lo invito a continuare su questa strada, sono cose che si scoprono andando avanti, nuove passioni, nuove, molto bello, ecco. Mi associo comunque alla sua opinione, perché anch'io ritengo che Gianfranco dovrebbe continuare a scrivere, perché quest'opera davvero è piaciuta molto e molto appassionata, e quindi ti invito a proseguire questo. Grazie. Benissimo, allora, visto che tempo stringe, io passerei alla seconda lettura di Silvia Benigno, che separa dalla famiglia per lavorare a Trieste all'ippodromo di Montebello. Il mattino seguente al Montebello iniziai a far pratica da uomo, o meglio da ragazzo di scuderia. Il primo pensiero fu, anzi esternai a voce alta, servirà tempo per diventare arpiere esperto. E così fu. Per lunghi mesi pulii le lettiere tenendo le sombre da urine ed escrementi. L'odore fece parte della quotidianità. Asciugai lacre e sudore con brusca e panno, alternati in modo ritmato. Preparai il pasto a base di avena cruda e fieno, e una volta alla settimana cucinai del pastore tiepido, vitale per favorire le funzioni intestinali dei cavalli. Col tempo imparai a comprenderne il nitrito, il loro modo di esprimersi, li preparai alle corse e negli allenamenti utilizzai la baracchina, delle stranghe allungate per aiutarli a sviluppare resistenza allo sforzo, essendo più pesante del sasso. Appresi anche ad accertarne la condizione fisica. Capire per tempo il sorgere delle malattie risulta essenziale per evitare complicazioni. In più riprese accudì i cavalli febbricitanti o in preda a stati nervosi, trascorsi intere nottate nei corridoi della scuderia, adagiato sulla brandina, avvolto da coperte più o meno pesanti a seconda della stagione, e col telo all'interno si faceva conta. Restavo rannicchiato, quasi attaccato al pavimento. Mi abituai col passare del tempo anche all'odore del posto.
Al minimo rumore avvertito mi svegliavo, accendevo la malferma lampada da petrolio e alla bisogna somministravo farmaci o unguenti, asciugavo il sudore, rincuoravo il cavallo accarezzando. Al mattino le ossa della schiena erano a dir poco spezzate. Ogni giorno nuove conoscenze. Imparai a comunicare con i cavalli, a interpretare i comportamenti, a comprendere, oltre allo stato di forma, le emozioni. Capì che calciarsi i fianchi era segnale di colico, e mordersi le anche evidenziava segni di tensione fisica. In questi ultimi anni, in tanti paesi, tante persone stanno adottando prima l'interesse nel linguaggio del cavallo, per poi capire come avanti, e poi sviluppare un modo di muoversi, ma anche nel cuore, se vuoi, per creare rapporti migliori con i cavalli. Però questo è un sintomo del nostro bisogno di arrivare oltre questo modo di fare che possiamo nominare fisico. Io guardo un cavallo, vedo come risponde, vedo come si muove, vedo come si comunica, però noi abbiamo altre chiavi, abbiamo il cuore, più che altro, che il cavallo sente subito, no? E abbiamo anche legato, noi adesso entriamo un po' nella biodinamica se vuoi, però le forze vitali e l'immaginazione sono degli elementi e capacità umane che noi adesso stiamo scoprendo. Però questa domanda dolce, questa voglia di avere un rapporto col cavallo è un sintomo che noi vogliamo sviluppare un linguaggio che noi sappiamo che c'è ma non riusciamo a proprio a svilupparla, non lo sappiamo come esperienza. Una modalità comunicativa. Sì, sì, molto diverso. Uh-huh. E noi siamo proprio sulla soglia di questo corso. Allora in casa noi abbiamo un po' di frizione, no? Perché la Massimiliana fa dei giri con i cavalli, determinati movimenti per insegnare il cavallo e creare delle forme, delle discipline dolci e così via. E mi dicono, ma fallo te con il tuo preferito Tituan. Il Tituan pensa di essere un dinosauro, no? Ma non funziona, che io faccio questo con le bandiere, le corde, lui mi guarda e mi dice, sei diventato stupido, no? Perché noi lavoriamo con questo linguaggio e che poi noi dobbiamo pensare che il cavallo che fa con noi non è il cavallo, è il cavallo più. Questo è il punto che questi domedolci non hanno ancora capito. Il cavallo che vive, lavora e fa con noi non è solo un cavallo, è il cavallo più. E noi abbiamo da fare con quello, non il cavallo. Adesso noi stiamo creando proprio con la sensibilità che come un fame nostro, no? Non abbiamo proprio bisogno di questo, no? Di creare un spazio che è più caro, dove noi entriamo. Però intendiamoci, l'essere umano più, cavallo più, che si trova in questo spazio, in un linguaggio che è ancora, se vuoi, da creare l'alfabeto, no? Siamo A, B, no, però dobbiamo fare ancora tanto strada. Per il futuro, e ci vuole pochi anni, con il nostro rapporto con i cavalli cambia molto. Scopriremo delle altre modalità, diciamo, dell'immaginazione, del cuore, no? Perché se noi andiamo tutti saggi, i guru, i mistici, qual è la forza di lettura più forte? Cuore. L'amore è una forza di natura, no? E noi stiamo entrando in questa direzione. E per quello in questi ultimi anni siamo diventati un po' più un riferimento per non il passato, la tradizione, ma per creare il ponte per il futuro. Siamo proprio conosciuti per questo. E non vedo ora che noi esseri umani andiamo oltre certi ostacoli che abbiamo avuti, che li abbiamo, e che noi creiamo un rapporto con il regno animale che ha un livello dignitoso umano. La dignità umana entra nel nostro rapporto con il regno animale e non vedo ora.
Pensiamo l'animale come un animale che ha un utilizzo o che gli è utilizzato per svariati usi, ma non con questo approccio intimo, personale, no? Del cuore. Ma siamo proprio sulla soglia di queste cose. E infatti noi due parole sui giovani e valori, no? Noi abbiamo i valori scritti, però non abbiamo vissuti. Non possiamo aspettare che i giovani prendano i valori che noi non abbiamo usato, no? Però noi dobbiamo togliere questi gabbie, se vuoi, e liberarli, perché loro hanno già quello che noi non abbiamo acquistato, una sensibilità per il futuro e il presente che è solo bloccato da quello che abbiamo creato noi, no? Ci auguriamo davvero e loro fanno quello che noi abbiamo provato a fare tutta la vita, a creare un rapporto, se vuoi, dignitoso, profondo con gli animali. Vi facciamo veramente i nostri auguri, speriamo che questo nostro progetto che è il nostro lavoro io sono il Costantini e viene dal greco e in questo sono un po' greco, no? Allora noi andiamo avanti. Benissimo, grazie infinitamente. Lo portano in carcere a Trieste per una lunga nottata. Almeida viene ricontattato a Roma da un faccendiere nella calda estate del 48. Ero perplesso se confidarmi o raccontare quella parte impreziosa del passato che pensavo di avere cancellato e che invece si ripresentava e non potevo nemmeno contare sull'aiuto di Sergio. Lunedì mattina arrivai all'ippodromo di Bonò quando vidi proferire al collega di uno strano giro di scommesse avvenuto il giorno precedente che agevolò cavalli non favoriti. Rabbrividì, poi colto da forti dubbi, informare la polizia o non rispondere all'appuntamento col faccendiere. A fine pomeriggio non avevo ancora deciso nulla. Uscii dall'ippodromo, testa e gambe molli, afferrai la bicicletta presa a noleggio per recarmi dal lavoro alla stazione, persi l'equilibrio, distratto dalla brusca frenata dell'autobus per evitare l'incauto pedone mentre attraversava la strada. Cadendo a terra riuscii a scalzare altre automobili. Mi aiutarono a rimettermi in piedi. La bicicletta aveva il pedale schiacciato e decisi di proseguire a piedi verso la stazione. Arrivai alla piramide alle 9 di sera, un'ora dopo l'appuntamento. Ad aspettarmi, lei, a braccetto, mi indirizzò in via Fornari, al civico 23. Ci sedemmo al tavolo di un caffè storico. Fumo raggiunti dopo una lunga attesa dal romano. Offrì spumante ghiacciato con olive, dopodiché chiese d'aiutare. Non sapevo cosa fare, fuggire, urlare, rendermi disponibile o rifiutare qualsiasi richiesta. Mi chiese di somministrare delle pastiglie al momento opportuno favorite da lei. Non osai chiedere spiegazioni sull'effetto delle sostanze sui cavalli. Non mi rimase che acconsentire. Dopodiché il romano intimò: non avvisare alcuno, tantomeno le forze dell'ordine, altrimenti colpirò la famiglia. E per ricompensa riceverai 10.000 lire per somministrazione. Bella, perché proprio dimostra come il protagonista si avvicini al cavallo e si accinga in ogni modo con cura, dedizione, spirito di sacrificio per curarlo, ma non solo per curarne l'aspetto, le malattie, la malattia o il disagio, ma per ascoltarlo, per osservare i suoi comportamenti, per avvicinarsi al cavallo. Quindi qui vediamo proprio un Almeida che vuole imparare e ci mette tutto il suo cuore. Ma allora quali sono i voti? Quindi tu concordi con il padre, forse vuole aggiungere qualcosa? Ci vogliono davvero delle attitudini e delle doti importanti per stare vicino agli animali e poi per raggiungere quello che lui definisce più volte nelle pagine che tu ritieni, lo dici più volte, nelle pagine del volume, voler diventare arpiere esperto, quindi diventare davvero chi sa tutto del cavallo, chi è capace di gestirlo, curarlo, tutelarlo, accudirlo, eccetera. Un brano d'apertura che fa un po' un certo preambolo, una certa premessa, eccetera, eccetera. Poi il libro, diciamo, la racconteria, come ha descritto Marta, e prima che c'è una serie di frammenti, poi parte ufficialmente
con il 44 quando lui va a Trieste e le prime esperienze che lui fa, no? Il protagonista fa. E impara anche, anzi sente dire dall'artiere esperto che lo affianca, eccetera, eccetera, lui ha iniziato a pulire le lettiere, le cose più semplici, no? Ha sentito dire che alla scuola di equitazione di Trieste alcuni allievi per ingraziarsi il cavallo, eccetera, eccetera, dormivano a turno, eccetera, eccetera, col proprio cavallo. Si stendevano proprio vicino di notte, vicino al loro al cavallo, perché il cavallo, cosa che poi scrivo, che il protagonista lo farà, ma negli anni successivi, quando andrà poi a Roma e a Napoli. Perché il cavallo, diciamo che, sempre parlando di sonno REM, è lungo e sincronizzato, quello più veloce, il sonno REM è quello che può durare, in modo che lui si rilassa, non più di un paio d'ore, due, tre ore, non di più, perché ha difficoltà a stare disteso, perché la massa viscerale comprime il diaframma, difficoltà di respirazione, eccetera, eccetera. Poi c'erano degli esperti, non vorrei dire delle cose, ma cose che ho sentito da altre persone, eccetera, eccetera, oltre che essere un pochino informato, eccetera, eccetera. Quindi anche lui ha fatto poi questa esperienza per dormire a fianco e diventare, ecco, il suo, quando ha preso, è uscito dall'ufficio del lavoro con questo libretto, che poi è andato al bar, che ha fatto quella conoscenza che lo porterà poi in situazioni un pochino scabrose, eccetera, eccetera. E, perché è stato coinvolto in una certa situazione che forse vedremo dopo, e lui vede tanti nomi, tutto, però la scritta artiere ippico campeggiava in questo, no, come tipologia. E quando diventerò? Sicuramente ci vorrà esperienza, cosa che poi quando è arrivato qua a Novi Ligure passano sì poco meno di una ventina d'anni, e a detta degli altri, perché non è che lui si riteneva esperto, a detta degli altri è stato ritenuto un artiere ippico esperto, perché insomma seguiva tutto dall'allevare, da tutta la situazione di monta, che allora era, siamo tutti adulti, cioè, no, era naturale, non era artificiale, come può essere adesso, eccetera, eccetera. Quindi c'erano anche certe condizioni non facili, poi seguire i parti, le lavande, controllare, cioè tanti stati, allenare i cavalli, poi quando venivano trattati e domarli, cioè tante cose perché fanno un artiere ippico esperto, ecco, sono passati dai 15 ai 20 anni. Mi pare che quando arriva Novi e si accinge, viene chiamato da varie persone che gli chiedono di accudire i loro cavalli, eccetera, lui si sente, mi pare di capito, no? Lui si sente in grado di gestire, mi sembra che abbia raggiunto una consapevolezza. Di avere delle esperienze pregresse che lo portano a essere capace. Infatti qualche volta diciamo che qualche fine serata, fine pomeriggio, termine dell'orario di lavoro, non i primi anni che ha dovuto organizzare, fare, però poi veniva chiamato anche qua nelle nostre colline, nelle nostre cascine, per seguire situazioni un po', perché magari i veterinari non erano, cioè, esperti di più di tanto di cavalli di un certo tipo, allora tutto sommato preferivano cose che preferivano avere un consulto, un qualcosa da parte sua, che insomma gestiva un allevamento di più di 100, è arrivato anche più di 100 cavalli, tutti, cioè, di un certo livello, perché erano, oltre che della proprietà, venivano anche per la stagione di monta. Cioè, non avrebbe potuto farlo se non avesse una certa esperienza. L'unica cosa che dico, che il protagonista non aveva un tornaconto più di tanto, era perché evadeva un po' dal suo mondo, certo. qualche buona bottiglia di vino, ecco, che ritroviamo anche lì, locale, nel senso, non è che lo faceva per una questione venale, eccetera, eccetera, ma era proprio la sua passione, sentirsi un attimino utile, anche perché chi chiedeva poteva avere necessità di forma. Certo, benissimo. Allora, io oggi vedo che sono venuti, ci onorano della loro presenza, la marchesa Massimiliana Spinola e il compagno Harry Finchi Costantini, dico bene, pronuncio bene? Molto bene, che detengono una azienda vitivinicola, agricola,
del castello di Tassarolo e utilizzano i cavalli da tiro. Se volete raccontarci un po', molto, preferirei che foste voi a illustrarci la vostra esperienza. Ma io introduco, cioè, poi magari Erika. Io andavo a cavallo quando ero piccola, dai 6 anni fino ai 12, poi li ho abbandonati perché sono stata per un giro, Genova era difficile. E poi 7 anni fa abbiamo questa azienda biodinamica, dove produciamo vini, Henry ha deciso che per tanti anni già prima pensava, sognava di lavorare con i cavalli, lavorare proprio nel senso di attaccarli e arare il terreno, la vigna, l'orto. E, senza l'utilizzo del trattore. E quindi io mi è venuta questa passione dei cavalli, siamo partiti per la Francia e abbiamo individuato qualche razza, perché ce ne sono 9 in Francia, e abbiamo aperto i cavalli e io dopo un po' di tempo ho cominciato a studiare proprio la relazione con i cavalli. E ho scoperto un mondo meraviglioso, perché quando sei piccolino per me era un amore a prima vista, però poi approfondendo il rapporto scopri che il cavallo, noi siamo abituati col cane, col gatto, che è facile per l'uomo, il cavallo ha una sensibilità che forse il cane e il gatto non hanno, però bisogna capire i segnali e ci fa d'aspetto, quindi quando uno dice ah quel cavallo, quindi, ma siamo lui esattamente lo specchio di come siamo noi, quindi se noi facciamo un errore lui lo riproduce. No? Una sensibilità straordinaria, no? E quindi bisogna imparare ad approcciare dei cavalli. Bisogna imparare un linguaggio che è il linguaggio, noi dobbiamo imparare il suo linguaggio, così si può comunicare e avere una bella relazione che è la base di qualsiasi lavoro. Quindi utilizzate il cavallo all'interno della tenuta. Adesso Erico nei momenti in cui lui vive. Della truffa, di del raggio, di un momento di grande, deve prendere una decisione e risponde con una grande rettitudine, si comporta veramente in modo onesto, corretto e positivo. E allora chiedevo all'autore, come ricordi, come vuoi voluto delineare questo carattere, questo tratto della personalità, perché hai voluto mettere in luce anche questo aspetto della personalità del protagonista. Sì, diciamo che questo frammento, questo brano è quello che è accaduto diciamo a Roma, che è ricaduto, no? E poi è riaccaduto, eccetera, poi non diciamo così chi leggerà il libro saprà come andrà sì, a finire, vediamo. Anche se è piccolo, tantissimo. Non è un giallo, però uno poi vedrà. Però cose che si sono ripetute, la prima volta gli era accaduto proprio diciamo nei primi tempi, quando aveva iniziato a lavorare a Trieste invece, no? E sempre la stessa persona che poi se l'hanno trasferito come banda, eccetera, eccetera. E allora era stato colto assieme a questo a Trieste, questo faccendiere, e ha passato una notte in caserma, in carcere, eccetera, eccetera. Poi subito scarcerato, affidato a quel Sergio che lui fa riferimento, che era quella persona che, diciamo, l'artiere esperto, il preparatore, che poi l'ha seguito per circa un anno in modo che fosse affidato in un certo modo a lui, correttamente, poi hanno capito, diciamo, gli inquirenti che non c'entrava niente, perché era stato proprio colto al momento che gli facevano queste proposte. Non aveva nemmeno capito, ecco, per cui perfetto. E purtroppo, diciamo che il mondo dell'ippica, che in questi ultimi anni è anche andato in difficoltà per i costi, per vari motivi, però poi il giro delle scommesse, diciamo quelle pulite, c'è sempre stato, c'è, certo. E poi ci sono, come in tutte le cose, in tutti i campi, le truffe, i faccendieri, i raggiri, eccetera, eccetera. Però diciamo che il protagonista, tornando all'inizio quando parlavamo a Cingoli, nelle Marche, le prime volte che veniva portato dal padre, da suo padre, a vedere a questo ippodromo, questo piccolo ippodromo che aveva anche
quella, la pista non era in fondale corretto, eccetera, eccetera, però da sempre lui, cioè, aveva avuto l'insegnamento di suo padre, il protagonista, no? Che lo aveva sempre sconsigliato di scommettere, di non farsi attrarre da, questi, da questo giro, da questo mondo, perché anche se magari era un mondo pulito, le scommesse, diciamo, un mondo pulito, però chi ci lavora negli ippodromi, eccetera, eccetera, se viene attratto, molti venivano attratti poi, no, da questo gioco, cadevano, poi mano a mano si era forzato sempre, sempre di più. Era stato ricontattato, come abbiamo letto, a Roma, e poi ha trovato una decisione lui da fare, perché aveva ricevuto già, no, l'autore ha scritto che aveva già ricevuto queste pastiglie da poter dare per dare, citare questi cavalli, e lui ha trovato una soluzione che direi pulita, però lo lasciamo un po' all'immaginazione. Sì. Al lettore, veramente svegliamo un po' troppo, ecco. Bene, c'è la personalità, ma ecco, in effetti no. La decisione la lasciamo al lettore. Benissimo, allora procediamo ancora con Totto. Il protagonista trasferisce la famiglia in Piemonte, in frazione Merella, nella campagna novese. Merella dista più o meno 6 km da Novi Ligure, già dal Novecento ammirata per i prodotti dolciari, marchi storici quali Pernigotti e Novi. Cioccolato e torrone da sempre sono l'emblema della cittadina, invasa ancorché di rado dal profumo della cioccolata proveniente da Viale Rimembranza, dimora Pernigotti. La Novi si affaccia alle porte dell'abitato, verso Genova. Sebbene sia stata designata città del cioccolato, il centro abitato non offriva quanto t'aspetti allora quando lo raggiungevi. Non erano sorti validi e fuori di quei meravigliosi e invidiati prodotti, e l'avventore trovava prezzi imposti per articoli dolciari quando disponibili, eccetto qualcheduno ceduto, in speciali occasioni, appeso nella confezione sfusa, a volte sgualcita. Per fortuna c'era abbondanza di amaretti morbidi, ricoperti di zucchero velo, da sempre in competizione con quelli di Gavi, e non di meno di baci di dama, dall'impasto di nocciole spriciolate, a forma di semicerchi uniti dallo strato di cioccolato fuso. Dolciumi prodotti nelle botteghe novesi, dove spiccavano le pasticcerie storiche, dal mitico Carletto, all'inizio della centrale via Girardengo, alla Zagna, l'abile decoratore di via Pietro Isola, appena lasciata la piazza centrale, e non di meno all'Elvezia, a metà di Viale Sappi, la passeggiata cittadina. In quest'ultima, nelle ore centrali del giorno, trovavi sovente sulla porta d'ingresso Mario De Micheli, affabile proprietario dai lunghi baffi brizzolati, papà di Stefania, l'esile ragazzina, che ti illustrava, se glielo chiedevi, la ricetta dei baci. Irma non riuscì neanche ad avvicinarsi al loro sapore, seppure dopo una lunga serie di prove. Di sicuro era priva della maestria del pasticcere, ma qualche segreto ingrediente forse veniva tralasciato. La città era conosciuta anche per Tonina Torriello, la caramellaia di Novi, per avere lavorato come operaia nella fabbrica della Novi. Nel 1956 vinse il concorso per voci nuove indetto dalla RAI, a cui presero parte oltre 6.000 aspiranti. Partecipò ai festival sanremesi, arrivando seconda nel 1958, abbinata alla rivale Nilla Pizzi, cantando l'Edera. Dolce a parte, sino agli anni 60, Novi ha vissuto con la Ferriera, poi Talsidere e Ilva e le ferrovie statali. Altri si sono dedicati ad attività in proprio e i restanti colletti bianchi sono finiti in banca o in assicurazioni e finanziarie minori. Come da consuetudine, il 5 agosto del 62 si celebrava la festa della Madonna della Neve, patrona della città, occasione in cui arrivavano dai dintorni per alcune giornate migliaia di persone. Attratte dalla fiera, con centinaia di bancarelle colme di mercanzie esposte da mattino a sera lungo le centrali vie cittadine. A fine pomeriggio i credenti prendevano parte alla funzione religiosa dell'insegna collegiata, risalente all'inizio del secondo millennio. Seguiva la processione in centro con l'esposizione della statua della Madonna, preceduta da sequenze di Cristi, grevi statue in maiolica ad ampie dimensioni, apposte su croci di legno, sobbalzate a ritmo e a turno da esperti volontari. In chiesa l'abituale temperatura elevata e l'acre odore di incenso rendevano quasi impossibile respirare. La devozione era tanta e come ogni anno i fedeli erano numerosissimi, giunti per assistere alla funzione celebrata dal vescovo della diocesi torconese.
durante la festa, gli adolescenti trascorsero il tempo libero alle giostre, poste a presidio dell'intera piazza del maneggio per 4 giorni. Presenza inconsueta che meravigliò gli abitanti, soliti vedere i giostrai verso la fine di novembre per le celebrazioni di Santa Caterina, l'abituale rassegna commerciale e agricola, prima dell'imminente stagione invernale. Dal pomeriggio sino a notte fonda funzionarono decine di strutture, zeppe di luci e musica ad alto volume, adatte a bambini e adulti. Franco salì sul camion dei pompieri, senza acchiappare la coda di pelliccia che garantiva il giro senza compenso, gli faceva senso solo a sfiorarla. A ogni angolo rivenditori offrivano popcorn e zucchero filante, non certo la nostra passione. Alla sera ragazzi con le compagne si intrattenevano negli autoscontri, nei dischi volanti, nella giostra a catene, in calcinzone per la spinta profusa dei piedi al seggiolino posto di fronte. Alcuni giungevano a bordo di luccicanti motorini, al manubrio applicavano le sopramanopole da cui pendevano frange colorate lunghe 10 cm, pensò allora di moda. Anche in realtà una lettura molto bella, direi che sono proprio squarci di questa novese di un tempo, forse oggi per alcuni dimenticati, ma forse per alcuni di voi invece ancora molto nel cuore, ancora molto vivi, la festa della Madonna della Neve. Un po' nuova direi, ora non abbiamo letto, ma bellissime sono le pagine in cui Gianfranco proprio ci ricorda come il protagonista sia stato ben impressionato dai personaggi, dall'arrivo del figurino, della televisione. Ci sono molti aspetti interessanti e significativi, la conoscenza con Fausto Coppi, una Novi che si dimostra essere una città un po' nuova rispetto al passato. Queste pagine sono molto belle, mi sono piaciute molto. E allora io così volevo chiedere all'autore così come ha sentito il nostro protagonista che vive a Novi anni felici, la crescita della famiglia, il matrimonio, eccetera, e come sente, come vive questo periodo, quali sono gli eventi più significativi che hanno caratterizzato il futuro di Novi, che presso la cascina, la nuova merella, quindi la nuova occupazione. Parlami un po' di quelli sintesi, perché ci sono talmente tante cose da dire che non basterebbe l'intera serata. Mi piacerebbe sentire un po' la tua interpretazione di questo momento novese. Momento novese, siamo nel dicembre del 58, no? L'arrivo, come abbiamo detto, via Novi. L'arrivo Bacala, sì. Però partiamo da Trieste, quindi è stata citata prima Irma, che è la moglie del protagonista, e il figlio Franco, no? E c'era un problema, però questo ha portato, diciamo che il protagonista, prima di questa decisione di traslocare, era stato colto da depressione, da nervoso, diciamo che parte a far quadrare il bilancio familiare, sentiva, diciamo che le corse, se i cavalli a lui affidati non vincevano, non si piazzavano, li prendeva come un suo fattore negativo, una sua colpa, finché è entrato in depressione, si è fatto inviare per qualche mese a Napoli per cercare un attimino di riprendersi, eccetera, eccetera. E poi il proprietario, lo stesso della scuderia Trieste, gli ha fatto una proposta che in Piemonte aprivano questo nuovo allevamento, però era tutto da creare. Quindi lui ha preso atto, si rimbocca le maniche, però ha dovuto più che altro convincere la consorte, perché lasciare una città, insomma, di rinascita come era Trieste, al mare, parte lavora però con tante cose positive, di dover venire, trasferirsi a 500 km di distanza, in mezzo alla campagna, arrivati con 80 cm di neve, e non è stato facile, è un bel salto, eccetera, eccetera. Ci sono voluti anni di duro lavoro anche per organizzare, costruire, con l'aiuto di maestranze specifiche. Lui, il protagonista, ha aiutato le persone che lavoravano in agricoltura in campagna a fare anche i paddock, i recinti,
e quindi i tedeschi erano con pali di legno, venivano fatta la punta, venivano cadramati per poi non marcire, cioè un duro lavoro, specialmente in primavera e estate, che ha durato anni e anni, finché poi sono arrivate le fattrici anche dall'esterno, oltre che quelle di proprietà della scuderia adriatica di un armatore italo-triestino, era sì triestino e diciamo inglese, italo-inglese, e quindi sono voluti anni prima che poi è nata la seconda figlia, e in questo momento si accresce e lui ha messo un pochino la testa a posto, perché il protagonista ha avuto da scapolo le sue avventure, e quindi diciamo che anche sul piano affettivo insomma ha avuto un attimo un po' più di tranquillità, nonostante un qualcosa che lasciamo nel libro alla lettura, eccetera eccetera. Ecco, e poi è un periodo felice, perché lui ha avuto anche riscontri con alcuni cavalli a lui affidati, no? Perché un cavallo, Nike Hanover, ha vinto un premio internazionale a Parigi eccetera, e Beav aveva affrontato il Tornese, che era il Sauro Volante, l'ho detto, era il miglior cavallo in Italia, però sulla distanza più lunga di 2200 metri è riuscito qua all'ippodromo novese in quegli anni lì, nel 62, a battere il cavallo della sua scuderia, Beav, uno stallone americano, poi diventato stallone, a battere questo cavallo Tornese. E quindi lì viene anche descritto un po' che era soggiornato, di un certo cittadino, il suo guidatore Sergio Brighenti, si parla di macchine, di cose, insomma. E poi la Novi, che man mano hai descritto Silvia Letto, eccetera eccetera, l'incontro con Fausto Coppi, ha ricordato il momento Leone Volante, il momento di quando il 2 gennaio del 60 è mancato, anche per una malcura purtroppo, da come dicono, no, dei medici a Tortona, perché non sono accorti che aveva la malaria, mentre era tornato dall'Africa, che era andato a correre anche a caccia, il Geminiani, il corridore francese, ha risolto, i medici gli hanno risolto tutto, e in Italia purtroppo non siamo stati in grado, e anche questo a 40 anni insomma è stato un vero peccato, no? Oltre che allo sportivo, alla persona, eccetera eccetera. Però diciamo che sono momenti significativi, perché poi è andato nella tenuta, ha avuto modo di parlare con lui, eccetera eccetera. Quindi sono cose, diciamo, positive, tante cose positive. Giustamente la Tutti, signor Caputo, che ci ha dato la possibilità di poter essere in questa sede, la lettrice Silvia Pelizza.